Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: siete pronti a scoprire uno dei volti più iconici e amati della televisione italiana? Si tratta di Lino Banfi, un attore che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua comicità travolgente e innata. Da decenni, il nome di Lino Banfi è diventato sinonimo di risate assicurate, grazie alle sue indimenticabili interpretazioni nei film comici che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ma chi è davvero Lino Banfi? E qual è la sua vita al di fuori delle luci della ribalta? Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su questo straordinario artista e sulla sua famiglia, soprattutto la primogenita. Sapete chi è la figlia di Lino Banfi? Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un uomo che ha fatto ridere intere generazioni con il suo talento e la sua comicità irresistibile. Parliamo di Lino Banfi, uno degli attori più amati e apprezzati in Italia. Lino Banfi è nato il 9 luglio del 1936 a Andria, una piccola città della Puglia. Fin da giovane mostrò una grande passione per il teatro e si dedicò anima e corpo alla recitazione. Dopo anni di sacrifici e studio, arrivò finalmente il momento delle prime esperienze professionali sul palcoscenico. Ma fu grazie alla televisione che Lino Banfi raggiunse la notorietà nazionale. Le sue esilaranti performance nei programmi televisivi conquistarono milioni di spettatori in tutta Italia. Il suo volto simpatico diventò familiare a tutti gli italiani, che non potevano fare a meno di sorridere ad ogni sua battuta. Nonostante il successo televisivo, Lino Banfi non ha mai dimenticato le sue origini teatrali. Ha continuato ad alternare ruoli sul piccolo schermo con quelli sul grande schermo, regalando al pubblico indimenticabili interpretazioni in film comici che hanno segnato un'epoca. La carriera di Lino Banfi è stata lunga ed eclettica. Dagli anni 60 fino ai giorni nostri ha lavorato con alcuni dei registi più importanti del cinema italiano, ottenendo successo sia come attore comico che drammatico. E sebbene sia venerato dal pubblico italiano come un vero e proprio idolo, Lino Banfi è anche un uomo dal cuore grande e generoso. Negli ultimi anni ha dedicato molto tempo ed energia alla realizzazione di campagne di solidarietà per venire in aiuto a chi è meno fortunato. È nei nostri cuori come uno degli attori comici che hanno fatto la storia del cinema italiano. Per questo motivo, non possiamo fare altro che augurare a lui tutto il bene possibile e dirgli grazie per averci regalato ore di risate e divertimento. La sua lunga carriera. La carriera di Lino Banfi è un vero e proprio trionfo nel mondo dello spettacolo italiano. Conosciuto principalmente per le sue interpretazioni in film comici, ha regalato al pubblico momenti di pura gioia e risate indimenticabili. Fin dagli inizi della sua carriera, ha dimostrato un talento innato per la recitazione. La sua prima apparizione nel mondo della televisione risale al 1960 con Urlatori alla sbarra. Fu solo un'apparizione, ma fu solo l'inizio di una lunga serie di film che hanno reso Lino Banfi uno degli attori più amati d'Italia. Ma non è solo nel cinema che Banfi ha lasciato il segno. La sua presenza sul piccolo schermo è stata altrettanto memorabile. Ha infatti partecipato a numerose trasmissioni televisive. Grazie alla sua personalità solare e alle battute irresistibili, si è guadagnato un posto speciale nel cuore del pubblico italiano. Nonostante gli anni passati sulla scena dello spettacolo, Lino Banfi non smette mai di sorprendere ed entusiasmare il suo pubblico. Continua ad apparire in nuovi progetti cinematografici e televisivi, dimostrando ancora una volta la sua versatilità come attore.
La lunga carriera di Lino Banfi rappresenta un autentico trionfo nell'industria dell'intrattenimento italiano. I suoi film comici resteranno nella memoria collettiva del paese per sempre, mentre la sua presenza televisiva continuerà a regalare risate e divertimento ai suoi fan. Ma oltre al suo enorme successo sul grande schermo, ne ha anche un altro. Era sposato da oltre 50 anni con Lucia Zagaria, da cui ha avuto due figli, un maschio ed una femmina. Sapete chi è la figlia di Lino Banfi? Scopriamolo! La vita privata. Sapete chi è la figlia di Lino Banfi? La vita privata di Lino Banfi è sempre stata un argomento molto riservato per l'attore. Nonostante la sua popolarità, ha sempre cercato di mantenere la sua sfera personale al riparo dai riflettori. Tuttavia, alcuni dettagli sono emersi nel corso degli anni. Lino Banfi con Lucia Zagaria ha avuto due figli, Rosanna Banfi e Walter Zagaria. La coppia ha vissuto una lunga storia d'amore che li ha resi ancora più uniti nel corso degli anni. I figli sono entrati anche loro nel mondo dello spettacolo, ma in ruoli diversi da quello del padre. Rosanna inizia la sua carriera di attrice dividendosi tra cinema e teatro, mentre Walter è un produttore esecutivo ed anche assistente regista. Nonostante sia stato circondato dalla famiglia durante tutta la sua carriera, Lino Banfi non ha mai permesso che ciò influenzasse il suo lavoro o la sua popolarità presso il pubblico italiano. La vita privata di Lino Banfi è rimasta sempre un po' misteriosa per il grande pubblico. Ha saputo separare bene i suoi impegni professionali dalla sfera personale ed è riuscito a costruire una solida famiglia senza lasciare che ciò interferisse con la sua carriera artistica straordinaria. Rosanna Banfi, la figlia del grande Lino, nel 1986, ha fatto il suo esordio sul grande schermo con il film collettivo, Grandi Magazzini, in cui ha recitato al fianco di suo padre nel ruolo di un artista di strada. Tuttavia, non solo il lavoro è qualcosa che ha in comune con suo famoso padre. I due condividono anche un amore per la Puglia e per il cibo pugliese. Nel 1992, si è sposata con l'attore e produttore Fabio Leoni. Dal loro amore sono nati due figli, Virginia e Pietro. In un'intervista ha raccontato che quando disse al padre della sua decisione di sposare Fabio Leoni, anche in quel momento è stata sorpresa dalla reazione del padre, che le ha chiesto perché non avessero provato prima a convivere. E sentirglielo dire fu una cosa incredibile. E le chiese se poteva evitare di baciare Fabio quando si trovavano sull'altare. Poi, nel pomeriggio, quando partirono per il viaggio di nozze, gli venne la febbre. Una cosa confessione sincera sta nel riconoscere sia i pregi che i difetti del padre. Uno dei difetti principali che lei nota in lui è il suo pessimismo, che a volte può influire sull'ottimismo delle situazioni. Tuttavia, nonostante questo aspetto, ha un grande rispetto per suo padre e ammira molti dei suoi pregi, in particolare la generosità. Questo pregio si manifesta in molteplici modi, sia nel modo in cui tratta i suoi colleghi, dimostrando apertura e disponibilità, sia nell'aiutare chi ne ha bisogno. E soprattutto nel dare opportunità ai giovani talenti, lasciando loro spazio per crescere e svilupparsi senza mai opprimere le loro idee. Il suo atteggiamento aperto e alla mano è ben evidente nella suo approccio al lavoro, in cui non si lamenta o protesta se qualcosa non va come previsto. Ed inoltre riconosce che suo padre, nonostante i suoi difetti, è un uomo generoso che lascia il segno nei cuori di coloro che lo incontrano. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire,
Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.